Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo qui oggi per rimediare a un'ingiustizia gravissima che è stata fatta nei giorni scorsi. Perché qualche settimana fa una persona che da anni vive in questa casa si è vista murare la porta di casa sua da Insula, quindi dal comune di Venezia. E quindi una persona che è stata sfrattata dalla casa in cui vive, in cui abita, in cui è cresciuta. Pensiamo che questa sia una cosa gravissima, perché pensiamo che in questo momento storico preciso non si possa lasciare nessuna persona da sola, non si possa lasciare nessuna persona indietro. Crediamo che in un momento in cui si sta avvicinando un nuovo lockdown, crediamo che in un momento in cui viviamo una crisi sanitaria, economica, sociale gravissima, di cui anche le istituzioni nazionali e comunali hanno delle gravissime colpe, non sia possibile vedere delle persone lasciate in strada. Crediamo che questo episodio debba essere condannato, perché in una città come Venezia, che soffre da anni di politiche abitative sbagliate o che semplicemente non vengono fatte, perché in una città come Venezia, in cui centinaia, migliaia di persone sono costrette ogni anno ad andarsene perché non ci sono case, perché il comune non riqualifica le case dell'Ater o di Insula, ecco, crediamo che una persona non possa essere sfrattata e lasciata per strada. Crediamo davvero che sia gravissimo quello a cui abbiamo assistito e quindi abbiamo deciso di rimediare a questa cosa, non solo per chi abita qui, ma per tutte e tutti noi, per tutta la città di Venezia, che non può aspettare un episodio come questo. Quindi oggi siamo qui con grandissima tranquillità, con grandissima calma, a buttare giù questa porta, a buttare giù questi mattoni, come state sentendo. Faremo sicuramente un po' di confusione, ma crediamo che sia necessaria questa confusione, perché un atto del genere, troppo ingiusto, troppo sbagliato, non può essere tollerato da nessuno. E quindi eccoci qua a rimediare ancora una volta a politiche abitative che sono intollerabili. La casa è un diritto, non è un lusso, soprattutto in questo momento, ed è giusto ribadirlo non solo a parole ma anche con i fatti.